Popolo di Sant'Ambrogio, ho l'onore di leggervi una gloriosa pagina, l'origine della nostra venerazione a San Giovanni Vincenzo. Il 21 novembre dell'anno 1000, dopo una vita trascorsa in povertà, penitenza e carità, cantando la gloria di Dio nella grotta di Celle, tacito testimone di estasi celesti e di colloqui divini, il santo eremita, già arcivescovo di Ravenna, si addormentava nel Signore e con l'anima eletta entrava nel regno dei cieli. La sua salma venne sepolta ai piedi dell'altare di Santa Maria della Stella, chiesa da lui costruita per la comunità locale con l'aiuto di altri confratelli che condividevano l'ascetica vita nelle celle del Monte Caprasio. Le venerate spoglie furono successivamente collocate sull'altare della chiesa per meglio essere esposte alla devota venerazione dei fedeli che numerosi si recavano ad invocare la sua intercessione presso Dio. Trascorsero 150 anni dalla pia morte di San Giovanni Vincenzo, ormai venerato come santo dalla popolazione, quando il potente intraprendente monaco Stefano, abate della Sacra, ordinò che le sante reliquie venissero portate nella chiesa abbaziale, Dio guidò diversamente le cose. La cavalcatura, carica delle sante reliquie, giunta in questo luogo si arrestò e a nulla valsero i tentativi di farla proseguire. A furore di popolo ed assecondando la volontà di Dio e di San Giovanni, i nostri avi portarono le sante reliquie nella nostra chiesa e proclamarono solennemente San Giovanni Vincenzo, patrono del nostro paese. Questo fu l'episodio di fondazione della società Abbadia. Oggi, come nei 9 secoli trascorsi, uniti dalla popolazione, rinnoviamo la nostra profonda devozione a San Giovanni Vincenzo, pregandolo di intercedere presso l'Altissimo perché doni il benessere spirituale ed un progresso materiale al nostro paese. O San Giovanni Vincenzo, servo di Dio della Chiesa, che vivi ora in spirito immerso nella beatitudine eterna, rivolgi lo sguardo a noi e ci onoriamo di averti patrono e protettore. Le tue spoglie riposano tra noi in attesa della risurrezione della carne all'ultimo giorno, allora quando parteciperanno in pienezza alla vitale comunione beatificante con Dio. Noi invochiamo la tua intercessione perché tu ci ottenga dalla bontà divina di vivere nella fedeltà al Santo Vangelo, custodendo e alimentando la fede nell'ascolto della parola di Dio e nella partecipazione ai sacramenti. Aiutaci nella lotta contro il male e fa che respingiamo le tentazioni del demonio e attenta alla pace della nostra anima e alla salvezza eterna. Sostienici nelle prove della vita e fa che con l'aiuto di Dio possiamo compiere fedelmente i nostri doveri familiari, civili, sociali ed ecclesiali e diventare strumenti di bene. E alla fine, in tutta verità, proclamarci servi inutili del Signore. Attira sulla nostra comunità che a te si affida le tue elette grazie del Signore, perché essa sia gradita agli occhi dell'Altissimo e diventi segno di speranza e di salvezza per tutti. Benedici i nostri anziani, malati e tribolati della vita, rinsalda i nostri focolai e allontana da essi il vento gelido del peccato, delle passioni e dell'egoismo. Rendici uomini retti, onesti e coerenti, capaci di operare il bene sempre e dovunque. Illumina le coscienze dei nostri giovani perché crescono alla scuola dei più sani principi di umanità e di cristianità e siano i germi vitali di un domani migliore. Infine concedi, o Santo Patrono, che al termine del pellegrinaggio terreno in questa valle di lacrime possiamo incontrare il Signore, Padre buono e misericordioso, ed essere accolti nel suo regno di giustizia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. O San Giovanni, celeste patrono, pregate per noi. O San Giovanni, celeste patrono, pregate per noi. O San Giovanni, celeste patrono, pregate per noi, o San Giovanni, celeste
Vescovo, e facciamo un bel applauso, grazie.